Cari amici, buongiorno e buon lunedì. Eccoci arrivati a un altro dei video della psicologa Silvia. Oggi parleremo di un argomento molto importante che può riguardare tutti noi come persone, come genitori, ovvero quando chiedere scusa ai nostri bambini e come farlo nel modo corretto. Abbiamo parlato tante volte su questo canale di gerarchia e dell'importanza che i bambini ci percepiscano come figure autorevoli. E quindi chiedere scusa andrà nella stessa direzione di essere autorevoli o no? La risposta è dipende. E adesso vi racconterò, quindi seguite il video fino alla fine per capire dagli esempi qual è il modo più corretto per chiedere scusa a un bambino o a una bambina. Allora, in questo caso vi voglio anche spiegare che dentro di noi avviene spesso un conflitto interno tra due istanze molto diverse. Ovvero, da una parte c'è la persona, che può essere, nel mio caso, semplicemente Silvia. La persona Silvia può essere più o meno stanca, più o meno allegra in quella giornata, cioè può avere gli ormoni che frullano nel preciclo, può aver dormito bene, dormito male, sentirsi in forma, aver mangiato bene, aver mangiato male, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di condizioni che possono predisporla a sentirsi leggiadra e serena come Biancaneve che nel bosco canticchia con i uccellini che le fischiettano intorno, oppure sentirsi incarognita come, dico io, una medusa essiccata al sole con un umore non proprio ottimale. Ma mettiamo un attimo da parte quello che è Silvia, oppure voi, la vostra persona in quel giorno e in quel momento. Non sto parlando, come ho fatto in un altro video, andatelo a vedere, sulle emozioni di temperamento individuale, ma sto parlando di fluttuazioni dell'umore che possono essere normali per tutti noi a seconda del giorno, della situazione, eccetera, eccetera. Dall'altra parte non c'è la persona, ma c'è quello che è il nostro ruolo. Perché fare il genitore è un ruolo, è come, che ne so, fare il vigile, fare il chirurgo, fare la psicologa. Quindi il genitore è un lavoro. Sì, dai, ammettiamolo. Dà tante soddisfazioni, penso al mio lavoro, anche il mio lavoro dà tante soddisfazioni, fare il genitore dà tante soddisfazioni, ma non si può dire che non sia impegnativo e quindi in questo video ve lo voglio semplificare come se fosse un lavoro. Allora, ci sono delle situazioni in cui la persona e la funzione, il ruolo, cozzano le teste ed entrano in una sorta di crash. Per cui noi sappiamo benissimo che in una certa situazione dobbiamo agire con calma, con autorevolezza. Vi faccio un esempio fresco fresco proprio dell'altra sera, un esempio in cui è andata bene, perché ero fresca di una lettura molto carina che vi dirò la prossima settimana, vi racconterò di questo libro e vi farò la recensione. Però come è andata bene quella sera, poteva andare male altre mille sere. Per cui Mattia, mio figlio più grande, quasi 14 anni, fa la doccia. Io poi entro in bagno e trovo tappetino della doccia calpestato, accartacciato, bagnato vicino al lavandino, accappatoio buttato sulla vasca mezzo strusciante per terra e phon attaccato con phon penzolante dal portasciugamani. Sì, succede anche alle psicologhe. Pensavate che i figli delle psicologhe andassero in giro in giacca e cravatta mettendo tutto a posto? No, non credo. Cioè, no, magari se delle colleghe avete figli così, telefonatemi, fatemi sapere le ricette. Ma noi a casa nostra siamo normalmente anormali, come tutte le famiglie. Allora, lì sale la carogna. Chiamiamola così, c'è chi la descrive come una mandria di bufali, nel circo della sicurezza si dice la musica dello squalo, quindi un sottofondo di nervoso che sale, e
io sapevo benissimo in quel momento che il mio intervento avrebbe dovuto essere, per il mio ruolo, un intervento calmo, fermo e autorevole. Quindi che non avrei dovuto mettere a posto le cose che Mattia aveva lasciato in giro, che gli avrei dovuto dire con fermezza e tranquillità che non mi era piaciuto il modo in cui aveva lasciato tutto in disordine. Quella sera, ribadisco, ero fresca di una lettura che vi racconterò la prossima settimana e quindi sono entrata nel mio ruolo, sono andata in camera sua, lui stava giocando a Fortnite con le cuffie e lì la carogna è passata ancora a livello superiore, con la voglia proprio queste cuffie di prendere e lanciargli dalla finestra, ma sono restata nel ruolo e gli ho detto: Mattia, non mi piace affatto quando vado in bagno a trovare l'accappatoio buttato, il tappetino fuori posto e il phone attaccato alla spina, e mi aspetto che tu rimetta a posto tutto quello che tu hai disordinato. Dopodiché me ne sono andata, lui mi ha detto: hai ragione mamma, quindi c'è il meteo positivo, fa caldo, ma probabilmente nevicherà nei prossimi giorni. Ha finito con comodo la sua partita Fortnite e poi è andato a ritirare il suo accappatoio e le sue cose. Ma cosa sarebbe successo se io non fossi riuscita a rimanere nel ruolo che mi impone alcune regole, di non umiliare mio figlio, di non svalutarlo, mi impone di mettere un confine, ma mi impone anche di trattarlo mantenendo l'alleanza e l'affetto con lui, perché altrimenti non divento più efficace, l'abbiamo visto, lo vediamo sempre nei video dei setacci. Un'altra qualsiasi volta Silvia avrebbe potuto scavallare il ruolo della mamma e dire: lascia stare il ruolo, mo ci penso io. Avrei potuto dirgli altre cose: sei sempre il solito disordinato, ma è possibile che ogni volta che fai la doccia, guardate il disprezzo e il disgusto, no? Sul mio volto, ma è possibile che ogni volta che fai la doccia butti tutto lì, ma sei proprio un incapace. Oppure avrei potuto mettere a posto io le cose sbuffando e poi con lui dopo dirgli qualsiasi cosa. Avrei potuto alzare il tono della voce: basta, io sono stufa, questo è il preciclo, basta, io sono stufa in questa casa, devo fare sempre io e sono stanca e anche qui l'accappatoio, eccetera. Lì la persona avrebbe in quel momento prevaricato il ruolo. A volte con i bambini piccoli capita che scappi uno schiaffo, una sculacciata. Sappiamo che usare le mani non è mai positivo per i nostri figli, mai, è sempre da evitare quando riusciamo, perché significa che noi genitori non abbiamo più armi e siamo alla frutta e siamo nel momento dell'intimidazione. Il meccanismo attacco-fuga è assolutamente attivo, quindi il bambino è in una situazione agonistica con noi se noi lo sovrastiamo, usiamo su di lui una minaccia fisica addirittura, per cui l'apprendimento in quel momento è completamente interrotto, come abbiamo visto in altri video e come vedremo ancora meglio nello specifico. Ok, perché vi ho fatto questi esempi? Vi ho fatto questi esempi per farvi capire che succede che la persona prevarichi il ruolo. Non riusciamo a essere sempre nel ruolo. Io immagino che anche i vigili urbani, che debbano essere sempre calmi in mezzo al traffico, il loro ruolo glielo impone, qualche volta perdano la pazienza, perdano il controllo e gli scappi magari, che ne so, la voce più alta o qualsiasi cosa. Cosa possiamo fare se ci accorgiamo di averlo fatto? E qui arrivo al titolo del video: come e perché chiedere scusa ai nostri bambini. Chiedere scusa è importantissimo, perché noi in quel momento, il circo della sicurezza dice, abbiamo determinato una rottura. La rottura e le riparazioni sono normali in qualsiasi rapporto interpersonale importante. Però lì noi non eravamo più nel ruolo. Quando abbiamo urlato forte, quando abbiamo fatto la faccia minacciosa, quando abbiamo perso il controllo umiliando, usando le mani, eccetera, non eravamo più nel nostro ruolo, non eravamo fermi, non eravamo autorevoli, non eravamo affettuosi, e quindi abbiamo determinato in quel momento un crack, un qualcosa che ha
interrotto momentaneamente, ribadisco, è normale, succede a tutti, il rapporto con nostro figlio o con nostra figlia ed è nostra responsabilità ricucire e chiedere scusa. Come si può chiedere scusa ai bambini? Allora, certo che il rapporto gerarchico è importante, quindi noi non possiamo andare da nostro figlio o da nostra figlia in lacrime, devastati, dicendo mi dispiace, scusa, non potrei mai perdonarmi, io ho alzato la voce, la mamma è brutta, cattiva, ha fatto questo, eccetera. Perché in quel momento rischiamo veramente che il bambino o la bambina percepisca la nostra figura come troppo fragile, si può addirittura spaventare. D'altro canto non possiamo neanche aver perso il nostro ruolo genitoriale e non fare finta di nulla, come se nulla fosse accaduto. Per cui, passato un attimo di tempo, scemata la nostra carogna, andata via la mandria di bufali e passati gli squali, come dice il circo della sicurezza, possiamo a quel punto avvicinarci a nostro figlio o nostra figlia, se è pronto a ascoltarci, e dirgli le cose in maniera molto semplice. Guarda, ti voglio chiedere scusa, prima la mamma ha sbagliato, non avrei dovuto, ero molto arrabbiata, ma non avrei dovuto urlare così forte. Guarda, prima la mamma ha sbagliato, scusami, ero molto arrabbiata, ma per nessun motivo avrei dovuto usare le mani su di te. Parentesi, cerchiamo di insegnarlo a loro che non devono usare le mani anche quando la rabbia è forte, e se lo facciamo noi, l'esempio nostro è sempre il primo step dell'educazione. Per cui possiamo semplicemente ammettere che abbiamo avuto un comportamento sbagliato, che questo è stato dovuto al fatto che eravamo molto arrabbiati, molto stanchi, eccetera, abbiamo perso il controllo e che ci dispiace e che ci scusiamo. Questa è una cosa importante perché nel futuro saranno i bambini e i ragazzi a imparare questo modo, che non vuol dire, non sto parlando di che scusa, no, non sto parlando di questo, sto parlando di riconoscere che in quel momento non abbiamo rispettato il nostro ruolo e la nostra figura e possiamo veramente dispiacerci di questo. Bene, è un argomento importante perché le rotture sono all'ordine del giorno e succedono con i nostri bambini. Saper riparare, quindi anche magari avvicinarsi fisicamente, mostrare che non siamo più minacciosi, sorridere, chiedere al bambino se possiamo far pace con un bacio, un abbraccio, ma riconoscere il nostro ruolo attivo è importante perché fa anche capire al bambino che noi abbiamo la situazione chiara e siamo anche disponibili a riconoscere quando non siamo riusciti a esercitare il nostro ruolo. Che ne pensate? Raccontatemi, se vi va, delle esperienze di rottura, dei momenti in cui avete sentito che forse era il caso di chiedere scusa, ma avevate paura che tornare indietro vi indebolisse, dei momenti in cui invece avete chiesto scusa e avete sentito che il rapporto si consolidava, perché quando il bambino si accorge che voi davvero avete riconosciuto la rottura di quel momento e il vostro sbaglio, in quel momento si rasserena e si riavvicina a noi. Devo dire che i bambini nei confronti delle mamme e dei papà sono molto generosi, ci danno veramente tante, ci danno tante occasioni di incavolarci e di creare la rottura, ma ci danno anche tante occasioni di riparare il rapporto e di ritornare vicini e consolidare il rapporto, perché ogni volta che succede una piccola rottura e ci si riavvicina, il rapporto si rafforza. Bene, aspetto i vostri commenti, aspetto i vostri racconti, aspetto i suggerimenti per i prossimi video e ci vediamo il prossimo, indovinate, lunedì. Ciao!